Allora, passiamo adesso all'ultimo punto all'ordine del giorno. Quindi si costruisce allora. Giusto? Bella apertura. Si costruisce allora, tanto ne può fregare di meno al comune. Allora, l'ultimo punto è proposta di risoluzione avente ad oggetto commercio ambulante sugli assi viari del municipio VII. Prego la Presidente della Commissione Caccamo di presentarla, grazie. Grazie Presidente. Questo atto che oggi portiamo in discussione nasce dalla necessità di rispondere alle segnalazioni provenienti da quei cittadini che abitano su quelle strade del nostro municipio dove è alta la frequenza, la presenza di venditori ambulanti a rotazione autorizzati nel corso degli anni dal Dipartimento Centrale. E non solo, perché abbiamo anche delle postazioni fisse, ma sono in numero residuale. La presenza maggiore è dovuta agli ambulanti a rotazione che si affollano su alcuni assi viari del nostro municipio. Queste segnalazioni ci dicono che purtroppo questi marciapiedi sono sovraffollati da questa presenza e questa presenza impedisce e rende molto difficile il transito sia pedonale sia delle mamme con le carrozzelle e dei portatori di handicap e qualche volta ha portato difficoltà anche ai mezzi di soccorso che dovevano accedere ai portoni che si affacciano su questi marciapiedi. Inoltre in questi ultimi tempi si è notata anche la presenza di venditori itineranti che con i loro carrellini mobili stazionano su questi marciapiedi. Diciamo che come commissione noi abbiamo ascoltato anche le rappresentanze sindacali di questi venditori ambulanti e anche loro sono d'accordo sulla necessità di razionalizzare la presenza di questi venditori. E perché se è vero che noi cerchiamo di tutelare il lavoro di queste persone, è anche vero che occorre però riportare tutto nell'ambito della legalità, del rispetto della normativa vigente per consentire a tutti i cittadini di vivere serenamente nelle nostre strade, perché si presentano anche situazioni di venditori autorizzati che forse non rispettano, che non sempre rispettano le superfici autorizzate e previste dalla normativa. Diciamo che abbiamo anche interpellato la Polizia Locale su questa problematica e la Polizia Locale sia del gruppo Appio sia del gruppo Tuscolano hanno fatto presenti le loro difficoltà a controllare quotidianamente, perché questa era la nostra richiesta, un controllo quotidiano di queste attività. Loro hanno fatto presenti le difficoltà dovute a una carenza di risorse economiche e di personale. Per questo noi abbiamo, con questa risoluzione, la Commissione ha chiesto alla Presidente, alla Giunta, di attivarsi presso l'onorevole Sindaco e gli organi istituzionali affinché intanto si possa potenziare l'organico della Polizia Locale che diciamo che ha come scopo, come compito preminente quello di controllare la viabilità su strada, il traffico, e come compito residuale i controlli che vengono fatti sul merito al commercio. Quindi chiediamo intanto di potenziare l'organico del personale, poi chiediamo anche di dislocare, di destinare anche le altre forze dell'ordine a questi compiti di controllo, come già avviene per esempio sulla Nagnina, presso il terminal a Nagnino. Inoltre noi chiediamo una razionalizzazione
della presenza di questi commercianti, di questi ambulanti sulle varie strade del nostro territorio, perché molto spesso la loro presenza è concentrata su un breve tratto di tutto un grande marciapiede, un lungo marciapiede, e tutti quanti su uno stesso lato di marciapiede. Quindi magari con un intervento da parte del centro, perché ripeto queste rotazioni vengono autorizzate dal Dipartimento centrale, si potrebbero distribuire in maniera più razionale. Poi chiediamo anche, per aiutare coloro che sono preposti ai controlli, di identificare meglio le superfici, il perimetro di questi posteggi che vengono posti, che si trovano sui marciapiedi, con una segnaletica segnaletica per terra praticamente, che identifichi in maniera visivamente inconfondibile l'estensione della superficie, e questo sicuramente aiuterebbe e favorirebbe il controllo da parte delle autorità preposte a questo compito. Inoltre suggeriamo e chiediamo, se possibile, di destinare lì dove ci fossero dei sequestri di merci fatte a ambulanti che non siano autorizzati e che sono quindi abusivi, destinare queste merci che vengono recuperate ad associazioni benefiche no profit, perché vengano così utilizzate in qualche modo a favore di coloro che sono meno fortunati di noi. Grazie. Grazie a lei, consigliera Caccamo. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliera Cerconi, prego. Buongiorno a tutti. L'intervento breve, perché abbiamo lavorato di comune accordo, insomma, in commissione, e purtroppo è un problema che non è un problema di questa consigliatura, è un problema che viene da anni e anni, da accordi che come al solito superano, diciamo, le nostre teste e vanno al di là del semplice municipio. Anche perché io mi riferisco in particolare per esempio a via Tuscolana, così come per esempio a via Appia, è un problema, come diceva la Presidente Caccamo, di sicurezza e in qualche modo io direi di parità di trattamento. Perché uso queste parole? Perché io immagino il commerciante che ha un negozio e che paga un affitto, che paga l'insegna, anche a volte luminosa, e che davanti a lui poi si ritrova ad avere un banco, un commerciante che una volta sì, una volta no, a rotazione, mettetela un po' come volete, copre completamente la scritta che il commerciante, insomma, ha pagato. Io ho notato una cosa, e non so se questa è una cosa che può essere condivisa. Molto spesso, oltre al problema del banco, il problema è un problema, l'avevamo già accennato in commissione, del parcheggio dei furgoni, che avviene spesso sul lato e affiancando le, io le chiamo bancarelle, come le vogliamo chiamare, chiamiamole per semplicità bancarelle, coprono ancora di più quello che potrebbe essere la visuale dei negozi che sono praticamente cosiddetti fissi. Il problema è un problema non solo di, diciamo, abbiamo citato, di sicurezza, di economico, perché in qualche modo viene meno un'entrata e viene meno l'investimento che il titolare del negozio ha fatto mettendo quel tipo di cartello, pagando quel tipo di vetrina. Il problema è anche un problema di degrado. Io non so se a voi è capitato di passare accanto ad una di queste bancarelle. Le bancarelle, quando devono tenere accesa la luce, non hanno una spina dove attaccare, diciamo, l'energia elettrica. Utilizzano una specie di cassetta, un gruppo elettrogeno, che crea un rumore allucinante anche ai primi piani e ai secondi piani dei palazzi. Quindi è un problema di inquinamento ambientale, acustico,
che genera una serie di difficoltà e anche di contrasti sul territorio, che potrebbe essere risolto semplicemente dando delle regole e controllando in modo costante quello che succede all'interno del nostro territorio. Sappiamo che la Polizia Municipale ha tantissime cose, ne abbiamo parlato, tantissimi interventi da fare, ne abbiamo parlato, è sotto organico, ma sinceramente bisognerebbe, come ha detto bene e come è scritto sulla delibera, razionalizzare. Cioè, il controllo costante significa che non bisogna più chiudere gli occhi davanti alle trasgressioni che vengono fatte. Non è perché ci passo 20 volte davanti ad una bancarella e vedo per 20 volte le mutande appese o le gonne o quant'altro che non devo multare per 20 volte o per 20 volte non deve essere fatto presente che così non va bene. Perché il rispetto, purtroppo, non solo della normativa, ma del diritto di tutti a vivere in una città in cui vengano rispettate le regole, è sacrosanto, e in virtù di questo bisogna non solo che venga fatta un po' più di cultura civica, perché il problema è, come abbiamo già detto, è la sicurezza, ma anche il diritto altrui a poter passare su un marciapiede. Noi abbiamo avuto, e ne è stato parlato in commissione, che a volte, e non è una battuta, le bare dai palazzi non ci escono, cioè se noi dobbiamo portare un morto fuori da un palazzo non ci passa perché c'è la bancarella. Ora, qua magari l'ilarità di tutti quanti, ma è un problema concreto, cioè se dobbiamo tirare fuori una barella da una casa e non c'entra, diventa un problema. Anche il matrimonio. Per quanto invece volevo sottolineare un'altra cosa, nella proposta che abbiamo portato alla Commissione Commercio è un punto importante, cioè l'opportunità di estendere il divieto di commerciare in modo itinerante sulle strade ad alta densità. Ora, questo sembrerà un punto esagerato, in realtà il problema fa riferimento ai furgoni che vi ho detto prima, perché il furgone spesso viene piazzato in mezzo alla strada o viene piazzato ovviamente ad un metro dal marciapiede in modo da permettere un ulteriore spazio per il commercio. Questo ovviamente non va bene, crea problemi, io immagino via Tuscolana, immagino via Appia, ma sono solo dei luoghi simbolo, perché poi se uno insomma si muove vedrà che non succede solo su queste grandi vie, però mi sembrava un punto insomma da rimarcare, perché potrebbe essere una soluzione insomma abbastanza buona. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cerconi. Consigliere Coglia, prego. Allora, è stato fatto un buon lavoro nella Commissione Commercio e molto lungo, nel senso che sono state audite comunque tutte le forze, le associazioni coinvolte, associazioni dei commercianti, in parte anche i cittadini. Gli stessi consiglieri hanno rappresentato delle situazioni quotidiane che si trovano ad affrontare, che sono sia di degrado che di legalità, e questo stiamo affrontando in questo momento, perché la questione è degrado e legalità, e è solo, come dire, una delle tante facce del degrado, però è una faccia importante, perché i cittadini ce lo chiedono, perché quando tutti i sabati chiunque si trova a imbattersi nel, non so come definirlo, caos che c'è sulla Tuscolana, tra le fermate di allarghiamoci, diciamo, sub Augusta fino al Cinema Atlantic, sul lato destro andando verso il centro c'è veramente ormai l'illegalità diffusa. Allora, noi facciamo appello a tutte le situazioni coinvolte in questa realtà, quindi potremmo dire alle associazioni dei commercianti di parlare, e l'abbiamo detto, con i gestori delle bancarelle per il rispetto di quanto previsto dalla delibera 75 del 2010, cioè
E io ho verificato personalmente con foto e altro che molte di queste, e anche altri consiglieri, che molte di queste regole vengono disattese, perché in molti casi non vengono rispettati i 2 metri di distanza dagli edifici. Ci sono gruppi elettrogeni, come ha detto la consigliera Cerconi, che sono inquinamento acustico e ambientale, ci sono dei tendoni che superano e anche ampiamente lo spazio allocato dalla bancarella, ci sono i furgoni parcheggiati che non rispettano il codice della strada, giustamente bisogna tener conto di tutte queste situazioni. Per esempio, quando lasciano l'area c'è ci sono rifiuti copiosi che dovrebbero in qualche modo essere rimossi, nessuno lo fa. E da quanto possiamo vedere, possiamo dire che di controlli non se ne fanno tanti. Ci viene detto dalla polizia locale che non si possono fare perché non c'è la forza per portarli avanti, e noi con questa delibera abbiamo chiesto di potenziarla. Però io faccio appello qui ai singoli cittadini, ai singoli tutori della polizia locale, perché facciano uno sforzo, perché tutti noi nel nostro lavoro possiamo fare quanto ci viene richiesto o possiamo fare più di quanto ci viene richiesto. Secondo me oggi è importante che ognuno di noi faccia più di quanto richiesto, perché ci troviamo ad affrontare una situazione di crisi che non è solo economica, è una crisi culturale, è una crisi che ci tocca tutti nel profondo. Questo è solo uno degli aspetti che toccano questo problema complesso, però secondo me è una piccola cosa che possiamo portare avanti ognuno di noi con il nostro impegno. Tutto qui. Grazie consigliere Coia. Consigliere Matrondolo, prego. Allora, io quando una commissione lavora con serenità mi devo inchinare, quindi devo dire che effettivamente questa commissione, come ha detto il consigliere Coglia, ha lavorato su un punto molto importante, che è il commercio, ha lavorato parecchio tempo, non 3 volte o 4, ma molte molte volte, ricevendo come ha detto lui, le associazioni, ricevendo i commercianti, le altre associazioni commercianti, e il commercio fisso, e i vigili, e tutti, cosa che magari non è successa con l'urbanistica, hanno ricevuto i costruttori, però può succedere, non l'abbiamo ricevuti noi, hanno ricevuti altri, però può succedere che magari si dimenticano che esiste una commissione con presidente all'urbanistica, con la competenza all'urbanistica, e vengano ricevuti altrove, però può succedere, glielo diamo è buono. Rimango dell'avviso, come ho sempre sostenuto molte volte, che per me le competenze per quanto riguarda il commercio fisso devono essere attribuite al municipio di competenza, ragazzi. Cioè non possiamo più accettare nel 2014 che il dipartimento, che è lontano una vita da noi, mandi qua un omino piccolino e dici: allora tu oggi ti metti qua, domani ti metti qua, dopodomani ti metti qua, non conoscendo assolutamente le realtà. Perché è vero che c'è un esperto al dipartimento, ma quell'esperto mica campa in eterno, oddio, come impiegato, non come essere umano. E pertanto se finisce quell'impiegato, automaticamente qui subentra il caos, come sta subentrando adesso. Se voi avete ben notato, forse qualcuno non se ne è accorto, qualcuno sì, ma i commercianti, gli ambulanti si sono attrezzati con i carrelli allungabili con le 4 ruote, quindi vediamo tranquillamente destreggiarsi in mezzo alla Tuscolana, mettono il carrello, sono diventati degli itineranti ben riconosciuti. Perché quando mi si dice che manca il personale, e poi vengo a vedere che alcune diciamo persone, non voglio dire che genere di personale, fa dei controlli nel commercio fisso e ci va appositamente, comincio ad avere dei dubbi. Dico: ma come, mi fanno il controllo magari al negozio fisso che sta sempre lì, che paga 10.000 euro perché mette un
vista la crisi che ha detto il consigliere Coglia, perché mette magari un cartello fuori, oggi pranzo speciale 7 euro, 10 euro, questo passa il vigile, ritira, vi ho detto, vabbè, ritira questo cartello perché sono 1000 euro di multa altrimenti, poi magari andiamo più giù, passa un altro personale lì preposto e c'è un cartello su via Tuscolana attaccato alla ringhiera, tranquillo perché tirava vento l'altro ieri, mi riferisco all'altro ieri, proprio bello etichettato, dove c'era scritto guardate che in questa via c'è sta l'offerta sul bar e nessuno se n'è accorto. Beh, allora signori miei, non mi dite che il personale non c'è, il personale c'è, è che secondo me viene utilizzato male, che è differente. Cioè se noi sapendo che abbiamo il commercio fisso e andiamo a colpire il commercio fisso perché gli diciamo metti dentro il cartello e c'hai il faretto storto o c'hai il faretto che non ha norma sono 500 euro o non hai fatto il passaggio sono 9000 euro, 9000 a un commerciante? 9000 euro, ragazzi 9000, 1800 per fare la DIA, 2 giorni di sospensione perché per la paura hanno sospeso, è costato 13.000 euro, 2 ragazzi. Beh, ragazzi miei, poi magari ci vantiamo, entriamo dentro, abbiamo fatto il botto oggi, abbiamo preso 13.000. Ragazzi, il personale c'è. Ma se la nostra criticità, il nostro problema è il commercio ambulante, il personale deve essere spostato esclusivamente sul commercio ambulante. Perché anche se sono 2 persone o 3 persone che fanno quel servizio, quelle 2 o 3 persone devono essere spostate sull'ambulante, perché se no non ci troviamo più, perché è impossibile vedere su via Tuscolana, l'altro ieri sera era una casba, ragazzi si partiva da Calpurnio Fiamma e si arrivava davanti oltre McDonald's, oltre, ma c'era proprio... C'era un filare che non finiva mai, ho detto, oh, e che è successo? Qua hanno aperto il mercatino natalizio, perché il mercatino natalizio così funziona, all'improvviso appaiono e scompaiono, però può succedere, ci sono altri tipi di mercato che appaiono e scompaiono il sabato, il primo, il terzo, il quarto sabato, e nessun vigile e nessuno va a controllare se effettivamente ci sono o non ci sono le autorizzazioni. Si deve fare, dobbiamo dare l'input al commercio, ok, allora chiudiamo gli occhi su tutti o apriamo gli occhi su tutti, signori miei. Non si può più fare così, non si può colpire il commercio fisso, chiudere gli occhi sull'ambulante, chiudere su, mi fermo perché se no qui rischio stasera che qualcuno mi denuncia per diffamazione e poi magari davanti al procuratore dovremmo dire qual è la motivazione, per quale motivo determinate cose vengono fatte in una certa maniera e altre non vengono fatte nell'altra maniera. Perché come ha detto la consigliera Cerconi, sì, gli itineranti sono quelli che effettivamente creano problemi effettivamente i furgoni, perché voi sapete che il furgone apre a destra e purtroppo se c'è un senso unico sono costretti a venire contromano e aprire questo furgone a destra, che la bancarella sta a destra, non è che possono fare il giro, per carità. Sono ambulanti, sono itineranti, non si fa il giro del furgone, si gira il furgone contromano tranquillamente e quindi abbiamo questi problemi. Per quanto riguarda la segnaletica a terra, io mi ricordo che questo viene da molto lontano, assessore, mi riferisco che di vecchia consigliatura, e veniva anche sotto alle mano, partì dal centro di Roma con le famose borchie, che poi non so se sono state messe o non sono state messe, per arrivare da noi, e il primo esperimento, se non erro, lo fece qualche vigile qui, o addirittura quel personaggio che io ho detto che viene dal dipartimento e viene a dire te metti qua, ti metti là, ti metti qua, e fece le sue striscine gialle, i 4 angoli, ma i 4 angoli non sono serviti a niente, perché poi i stessi commercianti hanno messo i 4 angoli, hanno fatti diventare altri 4 angoli, perché hanno spostati a loro piacimento e a loro maniera, come hanno spostato delle fioriere per mettersi dentro, e che facciamo? C'è la fioriera e io ci devo entrare, spostiamo la fioriera, anche se la fioriera era nata per evitare il commercio ambulante abusivo. Mi corregga assessore se sbaglio, però su via Tuscolana credo che la cosa principale era quella. Però nessuno accudisce le fioriere e giustamente quelli dicono
ma che sono fioriere questi? Questi sono, c'è la zozzeria dentro, mi ci metto seduto, ci metto il lenzuolo sopra e la faccio diventare un bel banchetto, giusto? Così abbiamo tolto la schifezza di questo municipio, dell'incuria di questo municipio, che proprio è cieco su via Tuscolana, che è una strada ad alta densità frequentata da migliaia e migliaia e migliaia di persone, vedere delle fioriere abbandonate, delle fioriere che servono soltanto come ricettacolo di immondizia. E questo perché? Perché purtroppo noi guardiamo quello che guardiamo, non guardiamo il trave che ci abbiamo dentro l'occhio, perché, signori miei, via Tuscolana, che dovrebbe essere una strada all'occhiello, ci abbiamo l'abusivismo commerciale che proprio sta dilagando, abbiamo le bancarelle che vendono abiti davanti ai negozi che vendono abiti. E allora qual è il più forte? È il più forte la bancarella, perché la bancarella vende e il negozio chiude, e quindi abbiamo su via Tuscolana una decine di negozi che stanno chiudendo. E noi diciamo che la crisi la creiamo noi, se noi non facciamo i controlli, se noi continuiamo a lasciare al nostro Dipartimento a suo modo e piacere di rilasciare le autorizzazioni. Ma è normale, al Dipartimento, ma che gli importa se quello si mette davanti al negozio che vende le gonne e questo vende le gomme, che adesso le gonne addirittura adesso in questo momento si sono attrezzate ancora di più. C'è un minuto, consigliere Matrona. Grazie, Presidente, lei è sempre vigile sul mio orario e la ringrazio, grazie. Mi fa bene che mi controlla. E quindi qual è il problema? Su via Tuscolana addirittura non si mettono più le bancarelle, in alcuni casi si mettono gli espositori, cioè espositori lunghi 2 metri, messi tutti in fila. È come se entri dentro al negozio che è di fronte, che davanti, a distanza di 1,50 m, perché tanto è, si mette a vendere le gonne davanti al negozio di abbigliamento. Questo mette gli espositori e vende roba d'abbigliamento. Ma ragazzi, consiglieri, assessore, ma questa è una cosa che noi continuiamo a chiudere gli occhi. Io ho fatto una battaglia per anni e anni e anni su sto commercio, però io mi riferisco, vi faccio un'esagerazione, qualcuno dirà, madrona, ma noi abbiamo un chiosco a via del Quadrato, che io ci sono passato ieri, domenica mattina, con la festa, con la marcia della vita, con i bambini. Signori miei, ci sono neanche 1 metro di passaggio, e questo appoggia sopra il ciglio del marciapiede. E noi come consiglieri, come consiglio, come giunta, come assessore, come presidente assente, come il gentilissimo presidente assente, noi non troviamo modo e maniera di togliere una rete. Il danno viene dalle mani, e chi se ne frega dalle mani? Se la giunta Le Manno ha creato un problema, quel problema la giunta La giunta Marino lo deve risolvere, non lo risolve la giunta Marino, lo deve risolvere la giunta di questo municipio, perché la giunta di questo municipio, che dice che si è riunita per tante cose, ci ha coinvolto oggi, come ho detto, c'ho 30 secondi, si è riunita oggi come ha detto in un clima così piacevole, ma sotto Natale. Quando è stato fatto l'investimento sull'albero di Natale, su tutto quello che c'è stato, la giunta non è passata per il consiglio, signori miei. La giunta, il giorno dopo che sono arrivati gli stanziamenti, la giunta già era pronta a deliberare che cosa dovevamo fare con questi 40.000 euro, signori miei. Allora ritorniamo e chiudo, Presidente, 15 secondi, voglio dire, e qui chiudo. La cosa principale, il problema principale è riportare portare le competenze all'interno del municipio. Cioè, se questo è diventato un municipio di 340.000 abitanti, non può decidere un dipartimento dove devo mettere la bancarella, perché se noi mettiamo le bancarelle sul lato numeri pari, per quale motivo il Dipartimento sui numeri dispari non li mette? Perché? Perché non vuole? Perché il Dipartimento non gli viene giusto? Consigliere Matrona,
E allora, paura, eh? Vedete l'incongruenza? Cerchi di imparare, sì, un po' sintetico. Finisco. Ecco, finisco il dorvoto. Devi imparare un po'. Ecco, sintetico. L'ultima cosa. Beh. L'incongruenza qual è? Il dipartimento da lontano viene, rilascia 25 autorizzazioni su via Tuscolana, che credo che siano i numeri pari, tralasciando la parte opposta, numero dispari. Perché? Perché le associazioni, ma lì non vendiamo. E chi se ne frega? Scusate. Se non vendete, cambiate città, cambiate quartiere, cambiate generi, mettetevi a vendere i generi alimentari nei mercati, tanto nessuno i controlla. Grazie, consigliere Patragola. Fa tranquillamente. Grazie. Grazie. Consigliere Benassi, prego. Sì, grazie presidenti, colleghi e colleghe, assessori presenti. Abbiamo capito durante l'elaborazione di quest'atto, durante gli incontri con le varie realtà, che oltre a essere il municipio più grande in termini di densità di abitanti, siamo forse anche grandi in termini di offerta commerciale. Basta considerare via Appia Nuova, la via Tuscolana, i centri commerciali e anche i mercati rionali. È evidente che la problematica sollevata con la redazione di quest'atto non riguarda solo, secondo me, l'aspetto economico della città, l'aspetto anche della viabilità della città, ma anche c'è un aspetto sociale, perché nel momento in cui il commerciante, che è già colpito dalla crisi e anche colpito da appunto l'abusivismo commerciale che incide ulteriormente sulle sue entrate, identifica il fenomeno con il cittadino straniero che è lì a tenere aperta la bancarella, io insomma mi preoccupo, perché c'è anche un aspetto sociale non indifferente. E quindi credo che sia importante che, oltre ai controlli, diciamo, agli sgomberi, alle sanzioni, sia necessario anche capire cosa c'è dietro questo fenomeno, chi lo manovra, perché non possiamo essere indifferenti nemmeno a questo problema. Il piccolo commercio in questo momento è in crisi, non solo perché c'è appunto l'indebolimento del potere d'acquisto delle famiglie, ma anche perché coloro che affittano i locali mantengono comunque gli affitti che si avvicinano intorno ai 5.000 euro, credo. Così ho fatto, così parlando insomma con i commercianti di Tuscolana mi è capitato di capire, perché comunque se il piccolo commerciante chiude, c'è comunque la catena di franchising che è pronta a sborsare la stessa cifra, e quindi viene a morire il piccolo commercio pian piano. Abbiamo visto insomma in questi mesi, in questi anni, su questi assi viari. Io mi auguro che il Comune, l'amministrazione capitolina, recepisca questo atto, che ci sia un interesse operativo reale da parte dell'assessore, della commissione, perché questa problematica va affrontata non solo però in termini di controlli, in termini diciamo di ordine pubblico quasi, ma anche da un punto di vista economico, perché io credo che se si vuole puntare al benessere della città, alla crescita economica della città, la politica debba creare quelle condizioni che possono stimolare tutto questo. Grazie. Grazie a lei, consigliere Benassi. Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente, ringrazio anzitutto l'ottimo intervento che è venuto dal consigliere Matronola, che con grande veemenza ci ha spiegato perché dobbiamo votare questa risoluzione, perché effettivamente cominciamo a incidere su un problema che è stato ben affrontato in commissione. Certo, da quella veemenza sembrava che il problema nella risoluzione non venisse affrontato, invece si comincia a incidere un problema importante del nostro territorio. Anzitutto vediamolo un attimo da un livello più ampio, perché giustamente il consigliere Benassi notava come c'è, da un punto di vista culturale, la tendenza a identificare il commercio ambulante con lo straniero, e questo ci richiede un ragionamento più approfondito, perché lo straniero che è lì
e che va a violare alcuni regolamenti del codice stradale e del commercio, ha dietro normalmente un caporale italiano che, se lui non violasse questi regolamenti, non lo terrebbe lì a fare quel lavoro. E quindi forse giustamente dovremmo riflettere più ampiamente sul tipo di società che andiamo a costruire, sulla visione che abbiamo di chi ci rappresenta il problema in quel momento, che nella realtà non è lo straniero, ma è la nostra disabitudine come italiani e come romani a confrontarci con un concetto che abbiamo un pochino dimenticato, che è quello di legalità. Giustamente il consigliere Matronola diceva: ma è vecchia la storia della segnaletica orizzontale per comprendere dove vada messa una postazione di commercio ambulante. Ed è molto vecchia, perché risale all'antica Roma, no? Chi è andato a visitare Ostia Antica, i mercati, scopre che chiaramente questa segnaletica c'era. A che cosa serve allora il fatto che non ci sia oggi, e che giustamente si dice nella risoluzione dobbiamo lavorare anche in quella direzione per dare una certezza della legalità e della certezza del diritto? Non mettere gli argini certi serve a consentire di violarli. Allora, questa risoluzione è importante perché comincia a incidere serenamente e seriamente su un problema che ci piove addosso da un livello centrale, chiaramente, dal Dipartimento. Quindi non mi pare che ci sia un disinteresse del municipio, anzi mi pare che il municipio si assuma il problema, e il problema deve essere visto per l'appunto nella sua interezza e confrontato con il fatto che, senza un rispetto della legge, non c'è un decoro della città. È importante comprendere che la bellezza non solo di una città, ma la bellezza in generale, è figlia delle leggi. Laddove non c'è una regola c'è disordine, c'è caos; laddove c'è una regola c'è il cosmos e c'è la bellezza e c'è una città che può diventare più ricca. Questo è in tutta la nostra tradizione culturale. Senza risalire nuovamente all'antica Roma, possiamo riflettere sui comuni, su come rappresentavano nelle loro sale gli antichi comuni italiani l'immagine del buon governo e del cattivo governo. Il buon governo è rappresentato come una città ordinata, tranquilla, laboriosa, ricca; il cattivo governo come una città belligerante, come una città disordinata, brutta. Dobbiamo tornare a ragionare in questi termini. Perciò questa risoluzione è un passo avanti importante, e dovranno essercene altri. Dovremmo riflettere su altri tipi di esercizi commerciali, senza intenti punitivi, ma per l'appunto con l'intento di ricondurre il territorio alla legalità. Grazie. Grazie consigliere Tutino. Consigliere Stelitano, prego. Grazie Presidente. Presidente, stavo pensando a quante volte in quest'Aula, in 520 sedute, in questi 13 anni abbiamo parlato del commercio. 520, ho fatto un calcolo prima con l'ufficio consiglio, di cui 120 sedute l'abbiamo fatti per risolvere il problema degli ambulanti in via Tuscolana. Mi sembra veramente uno spreco di denaro pubblico incredibile. Io ho
o facciamo la, abbiamo coraggio di far politica, oppure siamo dei camerieri, o siamo dei sindacalisti del territorio, perché non siamo politici. Il politico è quello che prende una decisione e si va avanti. Regolamento non lo fa? Si cambia il regolamento, perché non è che noi stiamo dicendo che dobbiamo abbattere i commercianti itineranti, le bancarelle, stiamo dicendo di riordinare, se no la differenza del Gran Bazar della Turchia, di Istanbul, vi dovete dire qual è. Se voi siete mai stati al Gran Bazar della Turchia, vedete che è la stessa cosa. Perciò dobbiamo essere coraggiosi. L'assessore De Simone sta qui da più di 520 sedute, perciò non so, avrà perso il conto su quante volte. Poi naturalmente l'assessore è sempre, non ha mai cambiato, bisogna fare rotazione. Io l'assessore lo vedrei bene all'urbanistica o ai lavori pubblici. Hai visto mai che l'assessore avrebbe, dopo tutte queste intuizioni, anche perché assessore, io intanto mi dispiace, mi sono contento che l'ha presentata la delibera la consigliera Caccamo, che devo dire le prime settimane di commissione io l'attaccavo violentemente e me ne scuso, anzi gli chiedo scusa, però devo dire che sta migliorando molto sotto il profilo di fare le cose, e devo dire che questa delibera l'ha fatta molto bene. Dovremmo essere un po' più coraggiose, e mi rivolgo al direttore e all'assessore e alla politica. Non è possibile che un funzionario di questa amministrazione, direttore, non viene in commissione. Sicuramente vi ricorderete, sicuramente se lo ricorderà l'assessore, il dottor Mozzini, un personaggio che sembrava quasi Don Abbondio, però presente, attento, meticoloso, che parlava un linguaggio quasi da sacerdote, metteva la teologia al commercio. Conferma, assessore? Però era presente. Un personaggio come, mi sono scritto il nome perché sbaglio sempre, Dalisera, una signora che pensa di bacchettare la politica, che ben venga, però deve venire in commissione. Direttore, io pretendo che in queste commissioni future che facciamo, o lei o chi per lei venga in commissione a spiegarci i rivoli degli articoli di norma, che noi non dobbiamo per forza conoscere, noi dobbiamo segnalare il problema 120 volte, che abbiamo 120 consigli e penso 200 commissioni abbiamo fatto per risolvere il problema. Bisogna essere coraggiosi e dire da domani questi vanno via, perché quello che diceva la consigliera Cerconi, rumore con quegli affari cinesi che producono corrente, come vedi non mi ricordo neanche io come si chiama, gruppi elettrogeni, bravo, che va bene per mezz'ora, ma 8 ore al giorno, 20 ore al giorno non è possibile. E perciò io penso che dobbiamo fare, veramente consigliere, assessore De Simone, fare un consiglio sul commercio, una giornata di studio sul commercio, un consiglio straordinario come abbiamo fatto qualche volta. È venuto qui l'assessore Valentini, primo Veltroni, e poi è venuto, non mi ricordo come si chiamava, l'assessore democristiano, Cioffarelli, bravissima, è competente dei democristiani l'assessore, per carità di Dio, i democristiani hanno fatto tante belle cose di questo paese, hanno fatto il debito pubblico, però è una stupidaggine in confronto, vabbè, c'erano un po' di tutto. Perciò io la pregherei veramente, assessore, di evitare di farci fare queste delibere che diciamo per l'ennesima volta, togliamo i banchi di via Tuscolana, l'ha detto Rutelli, il primo Rutelli, il secondo Rutelli, il primo Veltrone, il secondo Veltrone. Perlomeno Marino non è venuto a dircelo, perlomeno Marino ha avuto l'educazione e il buonsenso. Perché non ha capito, probabilmente non ha capito, però il problema rimane. Perciò due preghiere, i complimenti al Presidente della Commissione del lavoro fatto,
inviterei veramente di fare un consiglio con questo benedetto comandante dei vigili urbani, vorrei capire che accidenti c'ha, perché sono 3 mesi che non viene. Perciò un consiglio coordinato. E ha ragione, vedi, ha ragione il consigliere Ciancio quando parla dell'urbanistica, perché vedete, se l'urbanistica è fatta bene, poi evitiamo i danni. Presidente, se l'urbanistica prevede quello che succede nei prossimi 25 anni, poi non succede quello che c'è in via Stilicone, in via Tuscolana, ai mercati che si sono fatti. Vediamo che bisogna riordinare questa gente che porta i loro banchi e li mette davanti al mercato. Allora, se uno si lamentano che non ci sono i parcheggi, ma se i loro furgoni li lasciano davanti al mercato, come possono pretendere che i cittadini vanno a fare la spesa lì, rischiando di prendere la multa? E bisogna fargli i complimenti. Anzi, io vorrei cogliere l'occasione che mi è venuta in mente adesso di dare un saluto a quel vigile urbano che gli hanno dato una capocciata, perché una pazza di signora isterica e il marito ancora più pazzo di lei ha malmenato un nostro bravo vigile urbano. Perché guardate, bisogna veramente dargli un encomio a questa gente che ancora, e però non è possibile lasciare mandare queste, perché la politica non interviene, perché se la politica interviene coraggiosamente evitiamo. Io adesso non voglio parlare di urbanistica perché è già passato il punto, l'albergo che è stato costruito allo statuario, che l'accordo era si fa l'albergo, si apre il centro sociale e il centro sportivo, ha fatto l'albergo, il centro sociale non è stato aperto, il centro sportivo non è stato aperto tutti gli oneri non l'hanno consegnato. Vedete che se invece avesse fatto un buon lavoro a quest'ora avremmo tolto il mercato di via Polia, avremmo tolto, assessore, penso che gliel'avrò detto più di 120 volte. E pensavo stavolta che lo diceva un altro assessore, visto mai che era preso dell'entusiasmo, invece no, mi è capitato anche lei questa consigliatura. Io penso che la Presidente Fantino o rimane in Argentina o quando torna cambia le deleghe, perché qualcuno mi parla per mezz'ora, ha fatto un calcolo di minuti, l'assessore Morgia prima ha parlato più delle strisce pedonali che della mozione del consigliere Coia che di una cosa importante come oggi. Devo dire che il Presidente l'ha richiamata all'ordine, però una cosa così importante, perciò ribadisco il mio concetto, o facciamo la politica col coraggio e diciamo da domani mattina gli ambulanti di via Tuscolana o tutti quelli vanno via, poi venisse il sindaco, il magistrato, perché noi abbiamo preso un impegno, io no, io ho detto, non sono andato davanti a quei palazzi a dirvi vi tolgo le bancarelle, perché rischiavo che mi tiravano qualcosa, gliel'ha detto Veltroni, Rutelli, tutti. Perciò io la prego, assessore, di prevedere dalla sua lunga esperienza da assessore al commercio di tirare fuori un po' di coraggio e di affrontare e prendere il toro per le corna questo problema, che non è un problema difficile, bisogna farlo. Grazie. Grazie consigliere Stavitano. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente, io vorrei fare un'affermazione e dire che spettacolo, tutto in diretta, meno male, ringrazio Liberi.tv che ci darà menzione di questa registrazione, perché io approfitterei della dichiarazione del collega Stelitano, perché il collega Stelitano bisogna prendere un po' come yogurt, dopo 2 giorni scade, insomma, cioè cambia capito posizionamento, bisogna prenderlo subito, no? E sembra che lei mi guarda, collega, ma io non mi sono messo d'accordo, lungi da me da mettere d'accordo con il collega Stelitano, ma mi ha anticipato, diciamo, su alcune considerazioni. Perché il preoccupato sono io, consigliere. Perché comunque sia, voglio dire, questa dichiarazione ce la rivedremo, insomma, saremo diciamo spettatori di
di questa giornata, e io penso, caro assessore De Simone, lei se la deve riguardare sta puntata, perché è simpatica sto pezzo, perché a differenza voglio dire di quello che ha detto il collega, io vorrei solo dire che qualche tempo fa andava in televisione una pubblicità che ha fatto il suo diciamo picco più alto, che era fatta da una grande attrice, che diceva, no, per non fare pubblicità diciamo gratuita, quanto ci piace chiacchierare. Ma ricordate, no? Che stavamo sempre al telefono, no? Là? A Ferilli, bravo. Quanto ci piace chiacchierare. Perché questo è in fin dei conti lo sport di italiani, no? E poi viene racchiuso, diciamo, in questo contesto. Dico questo non perché voglio sottovalutare il lavoro fatto, non partecipo alla commissione, ma sono sicuro che, a differenza del collega che gli fa le sviolinate, io le dico che giustamente avrà fatto un lavoro intelligente insieme alla commissione. Però voglio dire, io vorrei sentire un attimino l'assessore De Simone, che non sono 587 consigli che facciamo, non so quant'è, ma insomma io penso chi meglio di lui può sapere questa situazione, che saranno 3-4 mandati che lei fa sempre l'assessore al commercio, dovrebbe avere giustamente come ha, ma io mi fido più di quello che mi dice lei rispetto a questa situazione, più quello che fa lei rispetto all'amministrazione comunale, che poi una discussione di questo tipo che possa essere d'aiuto. Io mi auguro che sia una risoluzione, cara collega Caccamo, salvifica, me lo auguro, ma le posso dire insomma che sono 6, 7, 8 risoluzioni o mozioni di questo tipo che comunque rimangono così messe lì ferme, senza neanche un'attenzione, senza neanche un intervento, senza neanche un confronto, senza neanche un'azione diretta per dire noi abbiamo detto questo. Cioè, quello che voglio dire è che, come vale prima, perché la mia onestà intellettuale non me la toglie nessuno, come ho detto prima che per l'urbanistica e per quello che sarà noi votiamo no, 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 e poi dall'altra parte so sì, 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 vale anche per questo settore. Non ci ascolta nessuno, però io vorrei dire, preferisco che l'assessore faccia il suo intervento e ci illumini dicendo che in 12 anni avrà trovato grandi difficoltà, no? Perché se le volontà municipali sono state sempre quelle di intervenire, no? E poi non ci preoccupiamo del commercio, per esempio, che abbiamo, caro assessore, abbiamo la difficoltà dei negozi di ortofrutticoli che aprono a vista d'occhio e mettono la merce pure all'altro marciapiede, insomma, no? Nell'esposizione, capito? Si mettono a mezzi pure quello di fronte, però nessuno gli dice niente, aperture, chiusure, come, quando e perché, no? Quindi se dobbiamo fare un ragionamento di questo tipo, io voglio dire, se uno ci mette la faccia, ce la demette, perlomeno che deve andare a dormire la sera in tranquillità. Ci ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità. Però è inutile che noi facciamo le soluzioni. Abbiamo la fortuna di avere un assessore che per 3-4 mandati ha fatto l'assessore a commercio. Io penso che in religioso silenzio dovremmo sentire quello che ci dice l'assessore su questo mondo, perché chi più di lui ci può dire come stanno le cose? E nel momento in cui ce le dice, bene, smontiamo questo consiglio con il permesso del presidente del consiglio, col direttore, prendiamo e andiamo al dipartimento a dire basta, basta! Finito, non si gioca più. Ci abbiamo sto coraggio? Io vorrei che l'assessore ci illumini in questo senso, perché sennò diventa veramente, grazie a Liberi TV, ecco che mi inquadra perfetto, che comunque sia, noi rivediamoci, questo è uno spettacolo. Sfruttiamo, dove sta il collega Seditano che no, lancia il sasso e poi no, si sposta, perché ha dato questa cosa, mo sembra che si siamo messi d'accordo. Collega Matrolo, ma non è così, lungi da me, perché ho detto, vedo come io dopo 2 giorni scade, ci dice un'altra cosa, no? Però prendemola subito sta roba, cioè, capito? Grazie assessore, l'ascolto, penso anche un po' tutto il consiglio in religioso silenzio se ci dice delle cose puntuali ad oggi. Grazie consigliere Giuliano, allora non ci sono. Consigliere Caslulli, prego. Scusate, penso
hanno parlato tutti quanti, presumo che questo debba poi, siamo andati nel mio campo, per cui è d'obbligo l'intervento mio. Io parlo per esperienze personali, dopo, come tutti sanno probabilmente, io ho 38 anni di servizio con la divisa addosso, 38 anni, penso che in questi 38 anni ho avuto qualche esperienza, l'ho vissuta esperienza in un piccolo paese dove io sono nato e dopo aver svolto l'attività di carabiniere ho svolto anche quella di polizia locale in un paese di 1700 abitanti, dove tutto passava tra le mie mani e sotto i miei occhi. Ho cercato di mettere, diciamo, un po' di ordine su certe cose da solo, senza l'apporto di alcuno. L'amministrazione naturalmente non mi impediva di fare queste cose, ben si riguardava dal fare certe cose. Però comunque ho messo un po' di ordine. Nel 73 decido di venire a Roma e naturalmente vi faccio un po' di cronistoria per dirvi poi la mia idea su questa risoluzione. E ancora oggi, dopo circa 30 anni, al paese dove io sono nato, che io ritorno spesso, dicono: quando c'eri tu, non ci sta più nessuno, non c'è manco più il vigile, vista purtroppo la situazione drammatica che si è creata sul mondo finanziario, non ci stanno manco i soldi per pagare un dipendente della polizia locale. Qui a Roma, nono concorso, cominciamo l'attività. Naturalmente allora si ragionava sotto altri aspetti, c'era il maresciallo che ci controllava persino il minuto, si smontava, non si può firmare prima delle due e noi non potevamo firmare, però sul territorio ci stavamo regolarmente, si montava alle 7 sul posto e si smontava alle 14 sul posto con il relativo controllo che veniva sul posto. Io mi sono preso la briga molte volte di fare servizio, non io personalmente, però ho fatto servizio a Via Sannio. A Via Sannio, se ci vanno oggi i vigili, i miei colleghi, minimo le mazzate se le prendono dappertutto, perché è una situazione che non è stata più controllata, è stata abbandonata a se stessa. Però sono stati fatti dei controlli, polizia locale, polizia di Stato e qualche volta anche i carabinieri. Io avevo chiesto di inserire in questa risoluzione di fare anche quei tipi di servizio insieme alle altre forze dell'ordine. E non l'ho letto, mi sfugge? Avevo chiesto... Ecco, questo mi fa enormemente piacere che è stato messo, però bisogna essere molto concreti, cioè bisogna dire... Alcuni, e questi sono i comandanti che attualmente sono a dirigere i vari gruppi, di inserire o di pregare le altre forze dell'ordine di collaborare, perché per debellare questo fenomeno, altrimenti succede quello che è successo l'altro giorno con la capocciata al collega. In effetti non si può arrivare un bingo pallino qualsiasi dopo tanti anni che magari si è abbandonato un territorio, arrivo io, faccio le contravvenzioni per sosta non allineati al marciapiede, come mi venne l'idea a me a Via Satrico una volta di fare contravvenzioni. Mi disse: ma tu da dove sei uscito? Dall'uovo di Pasqua. Perché la sosta deve essere perpendicolarmente all'asse del marciapiede e non sosta spina o doppia fila o robe varie. Però se si lascia questo fenomeno e si lascia per anni, non si può andare di punto in bianco e si dice: oggi cambia la musica. Un attimo, c'è un momento di riflessione
o magari di pattuglie che stanno sul territorio e fanno l'opera non di repressione ma di prevenzione per un periodo magari che si dirà 15 giorni. Per 15 giorni vogliamo educare queste persone, vogliamo controllare che non si pongano gli abusivi, facciamolo. Questo è un consiglio che io posso permettervi di darvi, perché l'esperienza che ho acquisito mi ha insegnato anche non a fare repressione, ma anche un po' di prevenzione in modo da fare la repressione successiva. Questi sono dei consigli di esperienza acquisita negli anni e spero di poterla un po' dare pure a questo consiglio. Non mi dilungo tanto io nei miei discorsi perché poi diventiamo noiosi, però il mio contributo su queste materie penso di poterlo dare benissimo. Grazie. Grazie a lei, consigliere Carloni, i suoi contributi sono sicuramente saggi e utili. Allora, ultimo intervento, assessore De Simone. Signor Presidente del Consiglio e signori consiglieri, parto riprendo un po' gli spunti che sono emersi un po' da tutti gli interventi e parto da quello del consigliere Stelitano, intanto per dirgli che io capisco che può non volermi bene, ma proprio volermi male fino al punto da volermi affibbiare la delega sull'urbanistica, dico, fino a quel punto non pensavo, insomma, tutto sommato. Va bene, detto questo, e parto sempre da questo intervento perché ricordava le volte che abbiamo trattato questo argomento, adesso non so se quel numero mi sembra un po' alto, ma insomma al di là del numero, è vero che abbiamo parlato tante volte di questo argomento, è vero che ne parleremo ancora tante altre volte, perché il problema dell'abusivismo commerciale esisterà più o meno fino a quando esisterà il commercio, che si porta appresso in maniera fisiologica una forma di commercio cosiddetto parassitario, e non a caso detto parassitario perché si piazza proprio in prossimità del commercio autorizzato per lucrare una posizione di vantaggio rispetto a quell'altro commercio. Allora, delle considerazioni, perché poi su questo inserisco due considerazioni: non è vero che non si può fare nulla, non è vero che non si sia fatto nulla. Poi magari costa poco dire ma sulle frutterie non si è fatto nulla, non è vero, perché le frutterie sono sottoposte a dei controlli e ci sono verbali, ci sono chiusure che vengono fatte, che sono state fatte per degli esercizi, e il problema è che poi probabilmente il problema non si riesce a debellare il fenomeno della maggiore occupazione, dell'occupazione abusiva di suolo pubblico, eccetera eccetera. Però due considerazioni, seppur veloci, vanno fatte. Intanto, secondo me, in questi anni, ecco, aggiungo che noi parliamo sempre del fenomeno del commercio abusivo, perché è quello che probabilmente, ci sono dei motivi per cui ci troviamo a parlare di quel fenomeno e non ci troviamo a parlare di altri fenomeni che pure si ripetono in maniera sistematica da anni e continueranno a verificarsi sempre, no? La sosta selvaggia, le doppie file che costringono l'amministrazione a fare ogni tanto degli interventi, delle campagne che durano qualche mese per la fluidificazione del traffico e concentrano in quel periodo dell'anno le forze e le risorse umane della polizia locale, distogliendole da un altro servizio, le concentrano maggiormente su quel fenomeno. Poi si fa un'altra campagna su un'altra cosa e così via dicendo. Perché ci concentriamo sempre su questo fenomeno pensando che sia l'unico problema che non si risolve, come se gli altri invece fossero in qualche maniera risolti una volta per tutte, cosa che non lo sono? Beh, probabilmente perché su quegli altri fenomeni che citavo
siamo un po' tutti coinvolti e poi non abbiamo la controparte di associazioni organizzate, nel senso che probabilmente non abbiamo l'associazione organizzata di chi subisce il problema del parcheggio selvaggio o della doppia fila, non è che si organizzano in associazione e ci vengono a dire che quel fenomeno è presente e continua ad essere presente nonostante la Polizia Municipale faccia tutti i giorni il proprio lavoro sulle nostre strade. Perché in questi anni, questo lo anche collegandomi all'intervento del consigliere Benassi, guardate, in questi anni se il problema non si è risolto è proprio perché è stato sempre considerato un problema di ordine pubblico, quindi da affrontare e da risolvere attraverso la polizia. E questo, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e guardate, su questo non c'è giunta di sinistra o di destra che si sia misurata con questo tema battendoci la testa e facendosi male, so se rendo l'idea. Perché il problema non è un problema che si risolve attraverso la polizia, il problema si deve risolvere essenzialmente attraverso una modifica della normativa. E quindi è un problema di tipo normativo e anche poi c'entra anche un ragionamento anche di tipo sociale. Perché dico questo? Perché guardate, negli anni passati abbiamo fatto dei tentativi e qualcosa ricorderà anche il consigliere Stellitano, perché è sempre stato, credo, nella commissione commercio e anzi insomma, ha anche fatto il presidente negli anni passati, abbiamo anche tentato di trovare una soluzione attraverso delle aree per il commercio non convenzionale, commercio atipico. Il dipartimento, normativa alla mano, ci ha detto, dice no, non si può fare una cosa di questo tipo, perché quel commercio non esiste. Beh, allora il problema è risolto, scusate, se quel commercio non esiste, non lo possiamo trattare, non lo possiamo in qualche modo cercare di governare per non creare i danni che stiamo tutti denunciando in termini di decoro, in termini di percorribilità delle strade, dei marciapiedi, eccetera. Questa è la risposta. Allora, la risposta, l'approccio di tipo burocratico rispetto al problema dà dei risultati che non sono chissà quali saranno, sono quelli che conosciamo, sono quelli che sono stati già dati in questi anni. Prima qualcuno ha citato il Gran Bazar. Io il Gran Bazar l'ho visto perché sono stato ad Istanbul e nei vari giri ho visto anche il Gran Bazar. Ma al di là di quello che è l'immaginario collettivo, il Gran Bazar è ordinato, è fatto bene, cioè ognuno ha il suo spazio, ognuno ha il suo. Certo, c'è quello che mette la. No? L'ho visto anche con un occhio, come potete immaginare, interessato a capire questo Gran Bazar che cosa è. E questo è tutto fuorché un qualcosa di sporco, di disorganizzato, è organizzato. E lì dentro c'è una parte di commercio. Assessore, c'è un minuto, eh? Ah, ok, termino. E lì dentro c'è c'è un commercio che ha trovato comunque una forma di organizzazione e non sparso per le strade, sui marciapiedi, in ogni angolo della città. E allora, e così mi avvio a concludere, il problema è proprio di carattere normativo, perché la risoluzione che è stata preparata in commissione è un'ottima risoluzione, perché chiaramente punta sul potenziamento dell'organico, intensificazione dei controlli, sulla segnaletica orizzontale, che detto per inciso avevamo nell'altra consigliatura è iniziato a realizzare, qui ci siamo fermati sempre per problemi provenienti dal dipartimento. E però, ecco l'altra cosa che ci tenevo a dire, in termini normativi, se tutto questo non viene accompagnato da una revisione della legge regionale 33, che è quella che dà le linee sul commercio, che deve decidere che fine fanno gli itineranti, che sono una forma di commercio ormai anacronistica, superata, che non ha più senso in una città come Roma, ma gli itineranti, finché non gli verrà detto che fine fanno, cercano di fare quello che possono fare.
Se non ne mettiamo fine a un'altra cosa che è diventata, consentitemi di dirlo, ridicola, che è quella di avere sullo stesso marciapiede banchi uno a fianco all'altro, uno che è il posto fisso del municipio e l'altro che è la rotazione messa dal dipartimento, non si capisce perché sullo stesso marciapiede, nello stesso angolo di città, ci debbano essere competenze così diversificate. Se non si chiariscono queste cose, guardate che noi, come diceva il consigliere Stelitano, e giustamente gli dico che ha detto una cosa giusta, non è che gli sto dando torto, noi continueremo a parlare di queste cose avendo in effetti delle armi spuntate. Un'altra cosa, la Polizia Municipale, anche su questo voglio, la Polizia Municipale. Qui ci sono degli obiettivi in questa risoluzione che vengono indicati, ma noi anche quello è un tema che dovremmo affrontare, lo dobbiamo affrontare nell'ambito del commercio, ma probabilmente anche in termini più generali nel rapporto con il nostro corpo di polizia municipale, perché vedete, una parte degli obiettivi che ha il corpo di polizia municipale sono obiettivi che vengono dal centro. Allora noi quando pensiamo o diciamo, e lo diciamo tutti sicuramente in perfetta buona fede, ma perché i vigili non fanno questo, non fanno meno, non fanno quell'altro? Noi abbiamo uno spazio residuale di obiettivi da poter assegnare al gruppo e dobbiamo giocarci in quello spazio residuale la nostra capacità di indirizzo politico per dare degli obiettivi. Noi dobbiamo fare questo, pretendendo chiaramente che gli obiettivi assegnati al corpo municipale di polizia locale non siano completamente assorbiti dall'amministrazione centrale che gli dà tutta una serie di obiettivi. Quindi questo lo dico perché è chiaro che dobbiamo, io non sono d'accordo sul fatto di fare i controlli esclusivamente sul commercio ambulante e escludendo che si debbano fare i controlli anche sul commercio fisso, perché anche lì vanno fatti, perché anche il commercio fisso comunque deve rispettare le regole, non è che può essere quello diventare terra di nessuno. Quindi queste sono le considerazioni che mi sentivo di fare. L'ultima considerazione, quando dico la questione normativa, certo, consentitemi, che l'abbiamo detto un po' tutti, quindi lo diciamo qui dentro e anche fuori da qui, perché non gli diciamo a questi se domani si va via, punto e basta. Vedete come torna il problema, che non è di polizia ma è normativo. Se noi questi li spostiamo, noi lo possiamo fare, li spostiamo domani mattina. Allora io vedo qualcuno che mi guarda e dice, allora perché non si fa? Non si fa perché questi fanno ricorso al TAR, il TAR gli dà ragione, li rimette lì dove stavano prima, condannando anche il comune a pagamento delle spese. Ecco perché non si fa. Allora se non capiamo che il problema è normativo e pensiamo che sia solo di polizia, mandare lì fare il blitz, non stiamo dentro al problema, o ci stiamo nella condizione non adatta. Il presidente della commissione... Assessore. Ho terminato, chiedo scusa. Il presidente della commissione commercio del Campidoglio sta lavorando sulla revisione di queste normative, soprattutto sulla 35 che regola il commercio su area pubblica, anche sulla 75. Quella è la strada, noi ci dobbiamo infilare lì dentro per modificare queste normative, altrimenti ci troveremo sempre a fare questo tipo di discorsi. Ecco, gli indirizzi politici saranno sicuramente un impulso per il municipio anche in questa direzione. Grazie. Grazie assessore. No, a titolo personale, no, perché io sinceramente, presidente, mi scusi consigliere, io posso chiedere un breve intervento di un minuto a titolo personale, perché io, guardi presidente, mi rivolgo a lei perché io in quest'aula ho avuto parecchie volte, sono stato insultato, però non me la sono mai presa, perché in politica ci sta, però che il consigliere Giuliano si permette a me di definirmi uno yogurt quando il suo partito è una riserva di yogurt, vedi il sindaco Alemanno, sinceramente rimango molto arrabbiato. Grazie. Passiamo a dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, prego. Molto velocemente, ringrazio tutti per il lavoro fatto su questo atto e l'auspicio, poi raccogliendo anche l'intervento dell'assessore, e a dichiarazione di voto.
L'auspicio, raccogliendo anche il contributo dell'assessore al commercio, è che poi si lavori anche sulla normativa, perché la normativa è importante, e si lavori poi sulle rotazioni dipartimentali, perché parliamo della Tuscolana, sono 15 le rotazioni dipartimentali in quel tratto, mentre se non sbaglio le autorizzazioni municipali sono 2 o 3 solamente. Il problema comunque è allargato a tutto il territorio, in particolar modo per la Tuscolana, che è una zona ad alta viabilità. Noi, se la Presidente del Commercio è d'accordo, lavoreremo poi anche sul Dipartimento, chiedendo alla Presidente di farsi partecipe del nostro desiderio verso il Dipartimento di lavorare anche sulle rotazioni. Grazie Consigliere Coglia. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono? Consigliere Matrodova. Io per correttezza, anche presso il Presidente della Commissione Speciale, è stata convocata la Commissione Speciale, vorrei insomma che la Commissione si potesse tenere. Grazie. Consigliere Matrodova, prego. Ho capito, dico, mi considero un uomo invisibile, Presidente. Prego, faccia la dichiarazione di voto. Io mi associo a quanto ha detto anche l'assessore De Simone per quanto riguarda la legge 33. Voi sapete che anche per la legge 33 prevede anche i produttori agricoli, quel blocco che noi abbiamo votato rientra nell'articolo, credo che sia il 64 bis della legge 33, 64-67, dove prevede proprio un blocco. Evidentemente, e io l'ho detto anche nell'altro intervento, nell'altra seduta, dissi proprio che quella legge è ormai vecchia e obsoleta, e va insomma rimodificata, perché è stata fatta in una maniera secondo me frettolosa all'epoca. Qualcuno ha provato a metterci le mani anche sotto la giunta Polverini con l'assessore Di Paolo. Io ne fui il promotore sulla modifica di alcuni articoli, ma purtroppo ci fu quella grande disgrazia, chiamiamola disgrazia, che cadde la giunta Polverini e tutto è rimasto nella commissione, è rimasto tutto quanto in un dimenticatoio. L'atto di oggi è un atto importante, anche se magari andava leggermente perfezionato in alcuni passaggi, però senz'altro lo possiamo ritenere un buono spunto. Quello che possiamo dire alla Commissione Commercio, e io ho detto, non voglio essere ripetitivo, l'ho detto anche l'altra volta, nell'altra seduta, dissi che questo municipio potrebbe essere un municipio pilota dove porta delle proposte buone al Comune e di conseguenza al Comune e alla Regione, proprio per modificare questa benedetta o maledetta legge 33 che mette purtroppo dei paletti che sono assurdi. Pertanto non ho capito cosa vuol dire, mi dice non voto. Pertanto ho detto, il lavoro è stato ottimo, mi auguro, purtroppo come dice il consigliere Serità, non abbiamo fatto diverse riunioni, abbiamo fatto tanti consigli, veniamo da molto lontano con questi consigli che riguardano il commercio e effettivamente grosse modifiche o grossi cambiamenti non li abbiamo avuti. Mi riferisco anche al mercato di Piazza dei Tribuni, che è un mercato che sta morendo, l'abbiamo portato anche in commissione, in consiglio, però continua a morire, sta in agonia. Io mi auguro che... Deputato, la dichiarazione di voto, per favore. Tanto, scusate, la commissione è stata sospesa, scusate. Se volete che interrompo, se volete che dico quello, ditemi quello che devo dire, lo faccio, poi mi suggerite e io dico. Io sto dicendo che c'è un mercato che sta morendo, io mi auguro che so contrario all'eutanasia, però purtroppo in questo momento sono favorevole perché sta in netta agonia, sta con l'ossigeno e noi, e mi allaccio alla delibera,
Noi parliamo del commercio ambulante, del commercio fisso, ma non parliamo di quel commercio che sta morendo, perché all'interno di quel mercato purtroppo c'è anche lì c'è anche un commercio fisso, chiamiamolo itinerante, non itinerante, chiamiamolo come ci pare, però purtroppo bisogna prendere atto che è un mercato che sta morendo. E questo consiglio, che ha preso più volte iniziative proprio su quel mercato, ahimè le iniziative sono rimaste quelle che sono, non colpa dell'assessore, non colpa del sindaco, non colpa del presidente che sta in Argentina perché non c'era, ma forse neanche colpa del presidente Medici, ma di qualcuno senz'altro è la colpa. Allora chiudo, presidente, senza che mi richiamo, perché se no mi interrompe un'altra volta, è maleducazione. E vabbè, il voto di Forza Italia è favorevole e basta. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Sì. Vabbè, facciamo la controprova. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, la risoluzione è stata approvata con 22 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Grazie, consiglio chiuso.